Buongiorno a tutti, sono veramente lieto di essere qui, onorato di essere presente in questa splendida università. Sto parlando della struttura, ma anche del corpo docente, almeno quello che io conosco. E principi, fino a un certo punto, io vi parlerò di un piccolo principio, ma poi deborderò. Il piccolo principio è quello della traslazione del rischio operativo nelle concessioni. Principio che non rientra nelle nostre tradizioni e che ci è piovuto addosso dal diritto europeo, come sovente accade negli ultimi tempi. Il punto di partenza è la direttiva del 2004, la numero 23 dell'Unione Europea, direttiva che per la prima volta si è occupata espressamente e unicamente delle concessioni. Prima le concessioni erano trattate un po' così di sbieco, un po' di striscio dalle direttive sugli appalti pubblici. Adesso invece la direttiva 23 riguarda esclusivamente le concessioni. Poi vedremo che la scelta del legislatore italiano è stata diversa, ha fatto un unico codice dei contratti pubblici dove ci sono appalti, concessioni, appalti settori ordinari, appalti settori esclusi, tutto insieme. Invece la direttiva europea riguarda le concessioni. Bene, come sempre capita nella normativa europea, si parte dalle definizioni. La normativa europea è attenta ai problemi definitori perché? Perché dovendo essere applicata in un numero molto ampio di Stati membri dove le categorie giuridiche non sono omogenee, allora fissa, diciamo così, il perimetro della propria, dell'oggetto della propria normativa attraverso le definizioni. E tra le definizioni della concessione, da un lato ripropone la nozione già divulgata, cioè concessioni di lavori sono contratti di contenuto analogo all'appalto, con l'unica differenza che il prezzo è data dal diritto di gestire l'opera. Lo stesso vale per i servizi. Ma adesso l'articolo 5 della direttiva, dopo aver ribadito che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire i lavori o in tale diritto accompagnato da un prezzo, cioè il contributo dell'amministrazione pubblica, nel secondo comma del medesimo articolo 5 si affretta a precisare l'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo. Ecco, questa diventa, diciamo, il nucleo centrale della definizione di concessione. Non poteva essere diversamente, perché già in la Commissione in un libro bianco del 2000 e poi la Commissione in una comunicazione del 2000 e poi nel libro verde del 2004 aveva sottolineato questo aspetto caratterizzante secondo l'Unione Europea della concessione. Si ha concessione se si ha traslazione del rischio operativo, se no si ha appalto. Indipendentemente dalla struttura dell'istituto, dal carattere bilaterale o trilaterale dell'istituto, noi in Italia siamo abituati a vedere le concessioni come a carattere trilaterale, amministratore, amministrazione, concessionario, terzi. Ecco, il rischio operativo
e invece l'elemento discriminante tra la concessione e l'appalto. Il rischio operativo, la direttiva avverte subito che deve trattarsi di un rischio o sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o in entrambi i lati. E il ventesimo considerando però precisa: dovrebbe derivare questo rischio operativo da fattori al di fuori del controllo delle parti. Insomma, un rischio che il concessionario, che non dipende dall'attività del concessionario, ma è dall'esterno. E questa precisazione ha fatto dubitare di che cosa? Dell'appartenenza al rischio concessorio anche il rischio legato, cosiddetto il rischio di disponibilità. Il rischio di disponibilità è stato già preso in considerazione da Eurostat 2004, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, e consiste nella capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità. Si tratterebbe di rischio dipendente, cioè dalla performance dello stesso concessionario. Allora ci si chiede, ma quando si parla di rischio operativo si ricomprende anche questo rischio di disponibilità? Il rischio di disponibilità è stato sempre accostato alle cosiddette opere fredde, cioè alle opere che non sono remunerative, che non riescono ad autofinanziarsi nel mercato, ma sono compensate dalla stessa pubblica amministrazione. È il caso essenzialmente delle carceri, degli ospedali, modello carceri, modello ospedale. In questo caso si può pensare al rischio di disponibilità come l'unico rischio concepibile. Ma proprio perché nel rischio di disponibilità la remunerazione è da parte dell'amministrazione, sorge il problema: nel concetto di concessione, che fa riferimento viceversa genericamente al rischio operativo, vi rientra anche il rischio di disponibilità? O detto in altri termini, il modello di concessione che ci piove addosso dal diritto europeo può riguardare anche le opere fredde, carceri, ospedali, opere cioè remunerate dalla stessa amministrazione? Se sì, la concessione diventa bilaterale, può essere anche trilaterale se c'è il rischio della domanda. Se no, il corrispettivo, la remunerazione deve derivare dai terzi, allora non è possibile concepire le opere fredde, ma si deve pensare soltanto alle opere calde o tiepide, come sono espressioni che non ho coniato io, purtroppo così vengono divulgate. Opere calde sono quelle che si remunerano completamente nel mercato, modello autostrade, parcheggi. Le opere tiepide sono quelle che hanno bisogno anche del supporto pubblico. Non so, si può pensare a certe strutture sportive, ecco, tanto per fare un esempio. Il problema allora che ci pone il diritto europeo, che poneva il diritto europeo al nostro legislatore in sede di attuazione, è di perimetrare il rischio operativo. Il rischio operativo comprende anche il rischio di disponibilità, così comportando la possibilità che la concessione sia limitata alle due parti, concedente e concessionario, senza terzi, o no? Questo è il tema, uno dei problemi che ci derivava dalla direttiva europea. E quando ebbi a commentarla, mi parve di non poter escludere che il rischio di disponibilità da solo
potesse configurare una concessione, anche perché il 18° considerando della direttiva parla di accordi remunerati esclusivamente dall'amministrazione o dall'ente aggiudicatario. Quindi concepisce un concetto di concessione che riguarda anche soltanto i compensi derivanti dall'amministrazione, purché vi sia questo rischio di disponibilità. Il rischio di disponibilità è una cosa un po' sfuggente, perché anche nell'appalto l'appaltatore assume dei rischi, assume il rischio di costruzione. Poi noi siamo abituati a fare i conti con i premi di accelerazione, le penali, anche il prezzo chiuso, e sono tutti componenti di rischio che però già esistono nell'appalto. Il rischio di disponibilità dovrebbe essere un qualcosa di più accentuato, se no come si fa a distinguere una volta che la remunerazione deriva da parte dell'amministrazione tra appalto e concessione? Comunque questo era uno dei problemi che derivavano dalla direttiva europea. Devo dire che il Consiglio di Stato, nel parere che ha reso in sede di attuazione della direttiva, ebbe a rilevare anch'esso: non vi sono elementi per affermare che in base alla direttiva il modello della concessione non si applichi alle opere fredde e ai servizi dello stesso tipo, intendendo per tali, per le opere fredde, quelle in cui il privato che realizza e gestisce fornisce direttamente i servizi all'amministrazione, traendo la propria remunerazione da pagamenti effettuati dalla stessa. Per esempio il caso di carceri e ospedali. Quindi il Consiglio di Stato effettivamente ha letto una direttiva così come mi era parso che dovesse essere letta, cioè no, la figura delle concessioni può riguardare anche le opere fredde, non c'è nulla che lo esclude. Quindi il primo problema che noi dobbiamo affrontare in sede di poi di attuazione del codice e vedere come il codice ha preso posizione sul punto. Devo aggiungere che il modello dei contratti di disponibilità era già un modello esistente nel nostro ordinamento. L'articolo 19,2 della legge 109 del 94 prevedeva già la possibilità di affidare in concessioni opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione dei servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economica della gestione dell'opera. Quindi già nel 94 era una figura, però non è una figura che non rientrava nelle nostre tradizioni. Figura introdotta già nella legge del 94 e poi anche ripresa dal decreto legislativo 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici del 2006, all'articolo 143,9. Quindi, allora, si tratta di una novità, ma non in assoluto, perché già questa figura del contratto di disponibilità rientrante nel concetto di concessione, come abbiamo visto, era comparso già nel nostro sistema, anche se con un'applicazione non molto diffusa. Un secondo tipo di problematiche che la direttiva ha posto, io per il momento mi limito a enunciare le problematiche, poi vediamo come queste sono state risolte o come si può pensare che siano state risolte. Un secondo tipo di problematiche riguarda la funzione dell'istituto concessorio. Perché nella nostra tradizione esso è proiettato tutto sul servizio reso ai terzi.
Il punto di riferimento principale è il cittadino utente, con tutta una serie di conseguenze. Intanto occorre garantire la continuità del servizio, proprio perché per garanzia del cittadino utente. Bisogna garantire la qualità del servizio, gli standard qualitativi. E nella nostra tradizione c'è una particolare attenzione alle sopravvenienze. La concessione è uno strumento, un contratto di lunga durata, e col passare del tempo cambiano le esigenze, soprattutto dell'utenza. Ecco che nella nostra, ripeto, tradizione è sempre stato ammesso un certo ius variandi da parte della pubblica amministrazione, una certa flessibilità. Non è un contratto rigido, o comunque sicuramente meno rigido dell'appalto, e ha meccanismi revisionali più elastici. E alla base di tutto questo poi è necessario, secondo le nostre concezioni, anche un saldo equilibrio economico-finanziario. Nella nostra concezione c'è il programma economico-finanziario, il PEF, no? Che un po' garantisce o dovrebbe garantire la fattibilità dell'opera. Parentesi. La mentalità italiana non è molto adatta alle concessioni e non è molto adatta né sul versante delle amministrazioni né sul versante delle imprese. Proprio il piano economico e finanziario, dove dovrebbe realizzarsi in previsione quell'equilibrio tra finanziamenti e spese, eccetera, ad esempio pone la componente tempo come una componente essenziale. Se si ritarda, si scombina il programma. Ecco. E, considerando le attitudini delle nostre amministrazioni, che invece non sono sempre tempestive, anzi lo sono raramente, da un lato, e considerando la furbizia dei nostri operatori economici dall'altro, ecco, le concessioni in Italia fanno fatica a dare dei risultati veramente soddisfacenti, come invece a livello europeo ci si attende, perché tutto quanto questa direttiva sulle concessioni è proprio mossa dall'esigenza di promuovere l'istituto come strumento di massima efficienza, come strumento di coinvolgimento dei privati nel finanziamento delle opere e di massima efficienza, però attribuendo il rischio al concessionario, che quindi deve assumersi l'alea della vicenda in sostituzione dell'amministrazione. E nella nostra tradizione la gestione dell'opera, la gestione del servizio è un vero e proprio obbligo per il concessionario. No. È vero che non può interrompere un pubblico servizio. E se passiamo da quelle che sono le nostre concettologie acquisite, tradizionali, al panorama europeo, vediamo. Non è previsto il PEF, non è previsto il piano economico finanziario. Forse perché una volta che si addossa il rischio operativo al concessionario, questi deve essere responsabile di suo di questo equilibrio economico e finanziario, anche se devo dire, ma è interesse anche dell'amministrazione che vi sia questo equilibrio economico e finanziario, perché sennò si sballa tutto. Non sono previsti a livello europeo meccanismi di riequilibrio. Vedremo che le possibilità di modifica di una concessione sono limitate, limitatissime, e sono identiche a quelle previste per gli appalti. Quindi, sotto questo profilo, lo ius variandi, tipico delle concessioni, viene molto ridimensionato. Poi vedremo che però c'è
una via d'uscita. La durata delle concessioni. Noi siamo abituati a concessioni di lunga durata. Bene, la direttiva al 52esimo considerando prevede o statuisce che si dovrebbe consentire al concedente di aggiudicare una concessione per un periodo più breve di quello necessario per recuperare gli investimenti, a condizione che la corrispondente compensazione non elimini il rischio operativo. Addirittura si arriva alla traslazione del rischio, traslazione dell'alea, è quasi una scommessa. Se la concessione ha una durata inferiore a quella normalmente prevedibile per recuperare gli investimenti, è una scommessa che fa il concessionario. Quindi vedete che a livello europeo si gioca molto su questa traslazione del rischio, traslazione dell'alea, quasi ad arrivare a delle vere e proprie scommesse. A livello nazionale no, tradizionalmente, anzi ci si preoccupava, per carità, ma è affidabile questo concessionario. Esiste, è praticabile, è fattibile questa operazione, c'è equilibrio economico e finanziario. Ecco, ma soprattutto quello che più è rimarchevole nella direttiva europea, o comunque ciò di cui più si sente la mancanza, è la totale assenza o la mancanza di rilievo del cittadino utente. Non è preso in considerazione da nessuna parte la direttiva europea. E viene fuori un istituto concessorio molto simile a quello dell'appalto. Vedremo, perché ne parleremo più diffusamente, non tanto nella fase di affidamento. Il diritto europeo lascia alle stazioni committenti la libertà di organizzare le procedure di affidamento, ma è a immagine e somiglianza dell'appalto per quel che concerne la disciplina dell'esecuzione. La disciplina dell'esecuzione è data da 3-4 articoli che riguardano il subappalto, le modifiche e poi i poteri di autotutela, che sono molto simili a quelli dell'appalto vero e proprio. Quindi viene fuori una figura, quella della concessione europea, incentrata sui previsioni concorsuali, sulla massimizzazione dell'efficienza, e la gestione dell'opera è un diritto per il concessionario, perché già nella stessa definizione concessione, contratto analogo all'appalto, con la sola differenza che il corrispettivo deriva dal diritto di gestire l'opera. Quindi vediamo anche concettualmente, diciamo, direi culturalmente, mentre per noi è un obbligo, la gestione del servizio è un obbligo a favore degli utenti, nell'ambito della costruzione europea viene evidenziato, è un diritto, perché è attraverso la gestione dell'opera, attraverso la gestione del servizio che si ha la remunerazione. Bisogna un pochettino vedere quindi se questa differenza di funzioni del nostro istituto e di quello europeo c'è ancora, permane dopo il decreto legislativo di attuazione. Ultimo problema che ci pone, ultimo, ce ne sono tanti altri, ma dico un ultimo dei più importanti almeno, riguarda la natura della concessione. In Italia l'istituto concessorio è sempre stato ammantato da connotati pubblicistici. La stessa parola concessione, che è tipico di un provvedimento amministrativo, poi sarà un atto collegato al contratto, cioè la concessione del contratto, eccetera. Nell'ambito europeo
o il diritto europeo ci restituisce invece un istituto equiparabile all'appalto e con una impostazione che sembrerebbe tipicamente privatistica. Non ci sono molte differenze tra concessione e appalto quanto alla gestione. E direi questo problema ce lo poniamo, ci rimane, anche se devo dire il diritto europeo poi è indifferente sulla qualificazione pubblica o privata di un istituto. Importante che quell'istituto segua le regole comunitarie europee, poi che nel singolo Stato membro sia accreditato di connotati privatistici o pubblicistici interessa poco. Dicevo, presso di noi la concessione è stata sempre considerata un istituto pubblicistico. Questo però negli ultimi anni è vero soltanto per le concessioni di pubblico servizio, perché per le concessioni di lavori o di opere, anche concessione di costruzione e gestione, la Corte di Cassazione è pervenuta negli ultimi anni a diverso inquadramento. La concessione di lavori ha avuto una strana storia, perché avevamo tante figure di concessioni, c'era la concessione di sola costruzione e questa già da parecchi anni, credo da decenni, fu battezzata, questo è un appalto. Quindi, ai fini dell'applicazione della normativa europea, la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto in tutto e per tutto. Non, in un primo momento, per la concessione di costruzione e gestione, proprio perché attraverso la gestione vengono coinvolti i terzi. Ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione degli ultimi anni, intorno al 2010, 2008, 2011, adesso non ricordo bene, ma i dati se volete ve li posso dare, è giunta a un inquadramento diverso. Naturalmente l'inquadramento serve non tanto per la fase di affidamento, perché tanto c'è un'evidenza pubblica e quindi si tratta sempre di atti amministrativi, competenze del giudice amministrativo, quanto per la fase di esecuzione. La fase di esecuzione che è stata considerata come tipicamente privatistica, come quella dell'appalto, quindi con la competenza del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Ecco, viceversa è rimasta sempre abbastanza salda la concezione pubblicistica della concessione di pubblici servizi. Tra le tante pronunce richiamo quella della Corte di Cassazione del 2017, 20 aprile, che sintetizza tale impostazione nel senso che essa ora identifica la concessione col provvedimento da cui scaturisce, ora ne evidenzia come peculiarità il trasferimento dei pubblici poteri al concessionario, che opererebbe in via surrogatoria, ora la concepisce come un particolare procedimento organizzativo della pubblica amministrazione. Si è anche sottolineato che il proprio della concessione sta nella somministrazione del servizio a favore della generalità degli utenti e non solo alla pubblica amministrazione, nonché nella traslazione a un soggetto privato della facoltà di esercizio del servizio, ferma restando la titolarità della funzione in capo all'amministrazione concedente. Quindi la connotazione pubblicistica della concessione di pubblici servizi è rimasta ferma presso di noi, così come ripassa ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, salvo per le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi. Questo è il quadro che ci deriva dal diritto europeo e i problemi, anzi, che ci derivano dal diritto europeo o che erano posti al legislatore delegato all'atto di attuazione della direttiva. Attuazione della direttiva che, come vi ho già accennato, come voi sapete,
è avvenuto unitariamente le tre direttive appalti e concessioni 22, 23, 24 sono state tutte quante attuate con un unico codice, codice dei contratti pubblici, la cui parte terza però è dedicata all'istituto delle concessioni. E allora vediamo quali sono le risposte che sono pervenute dal nostro legislatore. Vi ricordate, la prima questione era: ma le concessioni possono riguardare anche le opere fredde, cioè possono avere carattere soltanto bilaterale? Ecco, se noi diamo uno sguardo alle definizioni, anche il nostro legislatore ha messo le definizioni. L'articolo 3 è un articolo ricchissimo di definizioni, ZZ, che poi non basta ovviamente mettere l'alfabeto, si deve andare avanti. Le definizioni di per sé non rispondono al quesito che io mi sono permesso di sottoporre. Concessione di lavori è un contratto a titolo oneroso, stipulato, si dice è un contratto analogo a quello dell'appalto, salvo, ma più discorsivamente si prende il contenuto dell'appalto a titolo oneroso stipulato per iscritto, in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, quindi si può andare in gara anche con un preliminare, la progettazione esecutiva, eccetera, ad uno o più operatori economici, sottolineo questo aspetto, ad uno o più operatori economici, perché ci serve per loro, riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire nelle opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato a un prezzo, e rimaniamo nella vecchia definizione, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. Quindi viene traslata pari pari la definizione europea, seppure con qualche modifica di dettaglio. Analoga alla definizione della concessione di servizi. Che cos'è il rischio operativo? Il nostro legislatore ha dovuto anche definire. Il rischio operativo è il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi, tra parentesi, il che significa che il rischio di costruzione non riguarda il rischio operativo, perché se il rischio operativo concerne la gestione, non, a contrario, se non può riguardare i rischi di costruzione. Il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta, o se entrambi, trasferito a un operatore economico. E qui ripetiamo l'impostazione europea. Per capirci ancora meglio che cos'è il rischio operativo, si considera che l'operatore economico assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi in sussistenza di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. Non deve esserci un margine di rischio, non è garantito, non è sicuro il recupero degli investimenti. La parte del rischio trasferita all'operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato, tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dall'operatore economico non sia puramente nominale o trascurabile. È chiaro che nelle concessioni non c'è la revisione dei prezzi, tanto per essere forse. Queste definizioni rispondono al quesito che vi ho poc'anzi posto? Direi di no, perché quando poi si va a vedere che cos'è il rischio della domanda,
C'è ancora un'ulteriore definizione: il rischio legato ai diversi volumi della domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, o il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa. Pensate alla Brebem, rischio della domanda, l'utenza, il flusso dell'utenza. Adesso sta aumentando la Brebem alla grande, da quando c'è stato il peduncolo che l'ha agganciata alla A4, il traffico è aumentato moltissimo, però voglio dire, siamo lontani dal flusso stimato del traffico e quindi dalla domanda stimata. Il rischio della domanda è tipico del concessionario. E fin qua direi sono concetti facilmente comprensibili, perché rispondono a esperienze abbastanza comuni. Non è definito il rischio dell'offerta. Si definisce il rischio della domanda e non il rischio dell'offerta, nonostante che il rischio operativo sia quello della domanda o quello dell'offerta da entrambi i lati. Viceversa, e attenzione, è definito il rischio di disponibilità come rischio legato alla capacità da parte del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite sia per volume che per standard di qualità previsti. E ancora una volta questo rischio di disponibilità è un po' sfuggente, perché in fondo l'appaltatore fa la stessa cosa. Si assume il rischio delle proprie prestazioni, delle prestazioni pattuite. Quindi non è che ci sia grande differenza. Comunque, si può dire che proprio perché il rischio di disponibilità è considerato un rischio operativo, le concessioni in Italia possono essere anche relative alle opere e ai servizi freddi, o se credete meglio, si può dire che quindi la figura della concessione può essere anche soltanto bilaterale, amministrazione concessionario con prestazioni a favore dell'amministrazione che remunera? La risposta, secondo me, è no, ma non per le definizioni, ma per la disciplina del codice dei contratti pubblici. Il codice dei contratti pubblici, infatti, all'articolo 165,1, ha cura di precisare: nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Quindi la remunerazione deriva dal mercato, la maggior parte. Poi vedremo che prima era previsto il 70%, adesso è previsto il 51%, metà più uno proprio. Però se la maggior parte della remunerazione deve derivare dal mercato, è chiaro che non rientra nel concetto nazionale di concessione quella delle opere fredde, che sono tutte quante remunerate dall'amministrazione per intero. Non so se mi sono spiegato. Cioè, il modello di remunerazione è univoco nel prevedere che si possono concepire solo concessioni per opere calde, quindi quelle interamente remunerate dal mercato, o per opere tiepide, quelle remunerate prevalentemente dal mercato, anche se con una compartecipazione ampia, adesso fino al 49% da parte della pubblica amministrazione, ma il 51% deve essere sempre dato dal mercato. E che sia stata accolta una nozione più ristretta di quella europea, una nozione di concessione più ristretta di quella europea, ha la conferma per il fatto che il contratto di disponibilità, quello di cui ho parlato prima, viene disciplinato al di fuori della parte terza sulle concessioni, ma è una forma di partenariato pubblico-privato che viene disciplinata nella parte quarta. Quindi il contratto di disponibilità non è che sia sparito dagli strumentari a disposizione dell'amministrazione. Esiste,
è molto sospetto, perché è una forma di leasing camuffato, perché è una forma di ricorso al credito, ma anziché andare alle banche e chiedere un mutuo, che non si può fare, lo stesso risultato si ottiene attraverso il contratto di disponibilità. È difficile da distinguere dall'appalto, per le ragioni che vi ho detto, perché nell'appalto vi sono tanti elementi che comportano dei rischi gravi anche per l'appaltatore. In ogni caso, il contratto di disponibilità esiste nel nostro ordinamento, ma il legislatore ha dato adesso una disciplina autonoma, non tu cur rientrante in quello della concessione. La concessione dunque presso di noi è una concessione trilatera, rimane necessariamente trilatera se i corrispettivi devono aderire alla terza. Ma attenzione, rimane trilatera non solo dal punto di vista funzionale, che è tipico delle concessioni pubblici servizi, ma anche dal punto di vista economico. Deve essere trilaterale anche dal punto di vista economico. Mi spiego meglio. Tutti i pubblici servizi sono destinati agli utenti, ma non tutti sono remunerati dagli utenti. Ad esempio i servizi sociali non lo sono. Ad esempio un pubblico servizio proprio di quelli appartenenti alla nostra tradizione, l'illuminazione pubblica, è un pubblico servizio, come dice il testo unico del 25, no? Sulle municipalizzazioni, esempio di pubblico servizio, illuminazione pubblica. Ma l'illuminazione pubblica non è remunerata dal cittadino utente, se non attraverso il sistema fiscale generale, è remunerata dall'amministrazione. Abbiamo una trilateralità funzionale, perché è a vantaggio di tutti i cittadini, ma non economica. Perché vi sia concessione, secondo la configurazione del codice, è necessario non solo una trilateralità funzionale, ma anche la trilateralità economica. E allora, se è così, vedete da un lato che l'istituto concessorio nazionale è più ristretto di quello europeo, dall'altro lato che non c'è nella concessione di servizi perfetta coincidenza pubblico servizio concessione. No, non sempre, perché se non è remunerato dai terzi non è più concessione e appalto, per cui si deve confermare quella giurisprudenza che già da vari anni diceva, a proposito dell'illuminazione pubblica, attenzione, si tratta di un appalto e non di una concessione. Direi di più: vi possono essere concessioni di servizi che non sono pubblici servizi. Il discorso delle macchinette distributrici di bevande, di panini o quant'altro nelle sedi pubbliche non è un pubblico servizio, perché non riguarda un servizio essenziale per i cittadini, non è assunto come proprio dall'amministrazione, cioè non ha tutta quella genesi tipica del pubblico servizio, però è un servizio reso al pubblico e remunerato dal pubblico, con il rischio tipico della domanda. Quindi abbiamo che l'istituto concessorio da un lato non copre tutti i pubblici servizi, dall'altro lato copre dei servizi che non sono servizi pubblici nel senso che noi attribuiamo a tale configurazione. Attenzione, che il nostro legislatore abbia espunto i servizi sociali dalle concessioni è abbastanza chiaro, perché sono trattati in altro articolo del codice dei contratti pubblici, 142. Verosimilmente però il nostro legislatore ha escluso i servizi sociali perché li ha considerati servizi non di rilevanza economica. L'istituto delle concessioni, mi sono dimenticato di dirlo, ma perché non sto facendo un discorso
molto organico, ma un pochettino per impressioni. La disciplina del codice sulle concessioni, che parte dall'articolo 164 in avanti, sono pochi articoli, al comma 3 statuisce: i servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente parte. Cioè, le concessioni riguardano soltanto i servizi di interesse economico generale. Verosimilmente il nostro legislatore ha espunto dalle concessioni i servizi sociali perché considerati non di rilevanza economica. Ecco, questa impostazione è sbagliata, perché a livello europeo i servizi sociali sono considerati di rilevanza economica, quasi tutti, pressoché tutti. Ma è giusto non ricomprenderli nell'istituto della concessione per il fatto che non c'è una trilateralità economica, per il fatto che una volta fatta la scelta di limitare l'istituto concessorio ai casi in cui una remunerazione provenga prevalentemente dal mercato, nei servizi sociali ciò non accade. Qualche problema possono porre quei pubblici servizi remunerati attraverso la tassazione, non il sistema fiscale generale, ad esempio i servizi di nettezza urbana. Qui chi paga è l'amministrazione, non direttamente il cittadino, però c'è la tassa dei rifiuti che paga il cittadino. E allora potrebbe apparire una mera partita di giro, non è una tariffa che paga il cittadino, né un canone che paga il cittadino, perché è una tassa. La tassa viene riscossa dall'amministrazione. Io non escluderei in questo caso che, se c'è proprio una mera partita di giro con l'assunzione del rischio da parte dell'operatore economico, si possa concepire quella trilateralità economica che è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato, ma non dalla Corte di Cassazione. Consiglio di Stato, 15 giugno 2015, a proposito del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha qualificato un istituto come concessione. La Corte di Cassazione, 20 aprile 2017, numero 9965, ha detto no, è un appalto perché la remunerazione viene dall'amministrazione. Ma questo forse è uno dei pochi casi in cui ci si può discutere, perché la remunerazione viene dall'amministrazione prevalentemente e formalmente, perché poi sono i cittadini a pagare. Ecco. Così io avrei quasi esaurito il primo problema. Si applica alle nostre concessioni anche la figura del contratto di disponibilità, cioè le concessioni per le opere fredde? La risposta, a mio modo di vedere, è no. La scelta fatta dal legislatore è stata un'altra, più restrittiva, più circoscritta. Ha limitato la possibilità delle concessioni solo alle opere calde o alle opere tiepide, tipo impianti sportivi, servizi di trasporto. Servizi di trasporto urbano, voi sapete che è un servizio che non copre tutti i costi. Anzi, direi le aziende ex municipalizzate più efficienti arrivano a coprire con i ricavi del traffico il 55, il 58%, ma mai il 100%. Però una buona parte, sì, quindi un'opera tiepida, è un servizio. Non ricomprende viceversa le opere fredde, ospedali e carcere, o modello ospedale e carcere, in cui praticamente si costruisce e si mette a disposizione dell'amministrazione un bene e si ha una remunerazione da parte della stessa amministrazione per l'uso dell'amministrazione.
che poi in alcuni casi può anche riscattarlo e acquisire il bene. Ecco, ma siamo nel contratto di disponibilità che il nostro legislatore ha deciso di trattare a parte. L'altro tema di cui ho fatto cenno riguarda la funzione dell'istituto concessorio. Vi ho detto, presso di noi, nelle nostre tradizioni, è impostato sulla figura dell'utente, del cittadino utente, e a servizio del cittadino utente. Nella configurazione europea viene fuori un contratto spiccatamente privatistico con un tasso di aleatorietà notevole e vengono accentuati soprattutto questi caratteri. Abbiamo delle forti differenze rispetto all'appalto. Un istituto concessorio è diverso dall'appalto, e in che misura? Facciamo mente locale sulla fase di affidamento. Vi ho accennato che la direttiva europea, proprio al fine di promuovere l'istituto, a cui crede molto come strumento di progresso nell'ambito delle opere pubbliche e servizi pubblici, ha lasciato libertà di organizzazione a amministrazioni appaltanti. Amministrazioni appaltanti organizzano, strutturano la fase di scelta del concessionario secondo criteri che ritengono più adatti al caso specifico, anche se devono osservare i capisaldi, la trasparenza, la concorrenzialità, eccetera. E devo dire che il nostro legislatore, all'articolo 166, ha recepito questo principio della libertà di libertà dell'amministrazione. Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, sono liberi di organizzare una procedura per la scelta del concessionario, salvo il rispetto delle norme di cui è la presente parte. Quindi liberi tutti. Se però andiamo a vedere un articolo, qualche articolo prima, l'articolo 164, comma secondo, quindi il primo articolo sulle concessioni, si legge: alle concessioni, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici e di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte prima e nella parte seconda del presente codice, relativamente ai principi generali, e questo si comprende, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione. Per Bacco si applica tutto. Si applica la disciplina degli appalti. Adesso, qui vedremo come in concreto ci sarà il coordinamento tra libera amministrazione enunciata, no? E poi applicazione coatta di tutto questo. Vedremo. Il professor Cafagno, mi pare, che sottolinea e evidenzia di più il carattere del principio di libera amministrazione. Gli dà una potenzialità che merita sicuramente in base alla direttiva europea. Bisogna vedere come questa libertà sia frenata e in che misura da questo richiamo a tutta la parte prima e seconda del codice che riguardano gli appalti. Vero è che è richiamato in quanto compatibili, ma è difficile che vi sia una grossa incompatibilità negli istituti, ad esempio nelle procedure di gara, nelle procedure di affidamento, nei criteri di aggiudicazione. Insomma, è un po' a prima vista, torno a dire, non è che abbia fatto delle riflessioni particolari, e poi ancora non mi pare che ci sia un ritorno
casistico giurisprudenziale tale da poter avere un quadro complessivo anche dell'impatto concreto. Però a tutta vista, a tutta prima, apparebbe fardo il richiamo alla libera amministrazione se poi vengono imposte tutte le norme degli appalti pubblici. Attenzione, verosimilmente il nostro legislatore ha fatto bene, perché un po' limitare le stazioni appaltanti, le stazioni committenti in Italia è importante. L'istituto concessorio è un istituto molto delicato che presuppone conoscenze non solo giuridiche ma anche economiche, quando si parla di equilibrio economico-finanziario, e non tutte le amministrazioni sono attrezzate, per cui proprio per le concessioni sarebbe particolarmente opportuno rifarsi alle stazioni di committenza. E capisco la preoccupazione del legislatore italiano, oddio, non diamo libertà assoluta alle amministrazioni di stipulare contratti di concessione così con facilità e così con un unico paletto della trasparenza, par condicio e concorrenzialità. Diamo dei paletti più rigidi. Quindi lo capisco il legislatore nazionale, però in questo contesto parlare di libera amministrazione pare appunto beffardo, perché un controsenso. Fatto sta che a livello, diciamo, a livello di fase di aggiudicazione, fase di affidamento, proprio questo richiamo a tutta la parte prima e la parte seconda finisce per equiparare concessioni e appalti. Nel diritto europeo la libera amministrazione comporta un notevole stacco rispetto alla disciplina degli appalti pubblici. Nel diritto nazionale c'è richiamato il principio, ma poi un'estensione delle regole della parte prima e della parte seconda fanno sì che in definitiva il regime delle procedure di affidamento risulti molto molto simile. Ecco. Dunque equiparazione all'appalto pure nella fase di aggiudicazione. Qualche differenza c'è tuttavia rispetto all'appalto e rispetto anche ulteriore rispetto alle direttive europee. È previsto il piano economico finanziario, vi dicevo. Questo risponde a una preoccupazione fondamentale delle stazioni committenti, cioè che vi sia la fattibilità economica, almeno a livello previsionale, delle operazioni. Quindi data molta importanza nel codice dei contratti, al piano economico finanziario, alla bancabilità dell'intera operazione. Voi sapete che il concessionario si avvale del credito, degli istituti creditizi, quindi deve essere un piano che è appetibile per gli istituti di credito, per le banche. Tanto è vero che se poi non si chiude il finanziamento bancario, c'è la risoluzione della concessione. È prevista la risoluzione della concessione. E sono, ripeto, preoccupazioni che non si rinvengono nella direttiva europea, ma sono invece presenti nel codice degli appalti pubblici. Ulteriore conferma di alcune preoccupazioni aggiuntive si ha nella possibilità di revisione
delle concessioni. Possibilità di revisione, c'è un articolo 165 dell'appalto del codice dei contratti pubblici che prevede che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Tuttavia, tale revisione deve fare i conti con le gabbie imposte dal diritto europeo e deve intanto garantire la permanenza dei rischi trasferiti all'operatore economico. Comunque, proprio l'attenzione del nostro legislatore a che siano mantenute le condizioni di equilibrio economico-finanziario dimostra l'attenzione alla conservazione, ove possibile, del rapporto concessorio. Insomma, la stazione committente ha interesse che il rapporto concessorio sia salvaguardato il più possibile, che si arrivi alla realizzazione dell'opera e alla gestione del servizio. Anche sulla durata delle concessioni abbiamo un'impostazione leggermente diversa da quella europea. Vi ho letto quel considerando che ancora dice la concessione può essere fissata per un periodo inferiore a quello necessario per invece l'articolo 168,2 del codice degli appalti statuisce che per le concessioni ultraquinquennali la durata massima delle concessioni non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti. Non dice è inferiore, non può essere superiore da parte del concessionario, individuato su una base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico finanziario. In altri termini, l'attuazione della direttiva, almeno per quanto concerne la fase di affidamento, ci pare che concepisca sì il rischio operativo, ma in modo molto più attenuato di quanto non sia l'impostazione europea, più misurato, tale da evitare che vi sia una aleatorietà assoluta, contrastante essenzialmente con l'interesse pubblico alla persistenza del servizio, alla garanzia del servizio. In questo contesto, e visto che vengono richiamate anche le parti prima e seconda per le concessioni, anche l'istituto dell'anomalia dovrebbe trovare applicazione in fase di affidamento. L'istituto dell'anomalia non c'è nelle direttive europee sulle concessioni. Quindi abbiamo una configurazione, fase di affidamento, con da un lato una maggiore equiparazione all'appalto di quanto non sia a livello europeo, rispetto a livello europeo però un'attenuazione di questa componente del rischio per renderlo persistente, ma un rischio misurato, un rischio controllato, un rischio non che diciamo debordi in azzardo, perché l'azzardo poi non occorre soltanto il concessionario, occorre anche il concedente, che ha tutte quante le concessioni che noi ne conosciamo tante, che sono un buco nell'acqua, non solo per il concessionario che normalmente fallisce, quando non fallisce anche prima di iniziare i lavori, ma anche e soprattutto per l'amministrazione e quindi in fondo per gli utenti. Vediamo la fase di esecuzione. C'è differenza tra appalto e concessione? La fase di esecuzione comprende solo 4 articoli. L'articolo 174 si occupa del subappalto.
Dunque, il subcontratto previsto dalla direttiva europea e anche dal codice degli appalti pubblici non è nella concessione dell'appalto, ma è il subappalto. Quindi, con il regime tipico del subappalto, in cui il subappaltatore è scelto dall'esecutore, mentre nel caso di appalto, a seconda che si sia amministrazione giudicatrice o meno, bisogna fare le gare, eccetera. Ma come si concilia questo istituto del subappalto con altro articolo, l'istituto del subappalto disciplinato al 174, con altro articolo delle concessioni, in particolare il 164, 10 articoli prima, che al comma 4 e al comma 5 ripete istituti già esistenti nel nostro sistema, agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari, quindi i concessionari affidano appalti di lavori pubblici, che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate dalla presente parte, a disposizione del presente codice. E ancora, i concessionari di lavori pubblici, che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi. Ma ancora, il concessionario affida appalti o affida subappalti? La differenza è notevole. La direttiva parla direttamente di subappalto. E come si spiega questo apparente scollamento? Non lo so, forse ci sarà qualche chiarimento ANAC che io non ho letto, ma a tutta prima le concessioni cui si riferisce l'articolo 164, quelle cioè che danno luogo ad appalti, sono le vecchie concessioni. Cioè le concessioni affidate non ad un operatore economico che esegue direttamente l'opera o esegue direttamente il servizio. E questo articolo 164 deve essere, comma 4 e 5, deve essere secondo me collegato con l'articolo 177, sempre del codice, che riguarda gli affidamenti dei concessionari. E quindi gli appalti dei concessionari, ma dei concessionari che sono tali perché non a seguito di gara pubblica. Quindi l'articolo 177 cosa dice? I concessionari in atto che non sono tali all'esito di una gara pubblica o di un procedure di project financing, sono tenuti ad appaltare l'80% dei loro lavori, dei loro servizi a terzi. L'ultimo 20% se lo giocano con l'in-house, con le società controllate. Ma allora, sia l'articolo 177, sia l'articolo 164,4 e 5, secondo me danno atto della realtà italiana, che molte concessioni sono affidate non ad operatori economici diretti a realizzare l'opera o a gestire direttamente il servizio, ma a società controllate di mano pubblica o comunque a concessionari non scelti attraverso gara pubblica. L'attuale definizione della concessione dovrebbe escludere per il futuro il caso in cui il concessionario sia un mero sostituto dell'amministrazione. No, il concessionario è un operatore economico, abbiamo visto sin dalla prima definizione di concessione. E per operatore economico è quello che rischia, quello che si deve assumere questo benedetto rischio operativo. E allora se si assume il rischio operativo, non potrà, se si avvale di terzi, che fare subappalto, perché sarebbe assurdo che chi si assume il rischio operativo debba poi, per affidarsi al terzi, fare altre gare o non poter scegliere
i propri, diciamo, collaboratori. Sarebbe un rischio operativo assurdo, assoluto. Ma se il concessionario adesso deve essere un operatore economico, e se questo deve intendersi come il soggetto che offre sul mercato la realizzazione di lavori e opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, questo è l'operatore economico, e deve assumere il rischio operativo legato alla gestione delle opere o alla gestione dei servizi, bene, allora questo concessionario, se si avvale di terzi, utilizzerà l'istituto del subappalto, non opererà più attraverso l'appalto, che è invece tipico del concessionario mero sostituto dell'amministrazione. Per il resto, la fase di esecuzione non rileva particolari differenze tra concessioni e appalto. Ad esempio, per la modifica dei contratti, già ve l'ho detto, i casi di modifica dei contratti sono tassativamente indicati dalla legge. Non c'è uno ius variandi particolare per le concessioni. E siccome questa è una gabbia normativa molto rigida da parte del legislatore europeo, essa è rimasta tale quale anche nell'articolo 175 per le concessioni. Se vi aggrada ogni tanto di fare dei paralleli, l'articolo 106 è per gli appalti, l'articolo 175 è per le concessioni, identico contenuto. Com'è che si può rendere più elastico il caso delle concessioni proprio per rispondere a quelle sopravvenienze che in un contratto di lunga durata si possono verificare con maggior frequenza di quanto non si verifichi nell'appalto della singola opera o del singolo servizio per un arco di tempo breve? Deve trattarsi di modifiche previste contrattualmente e messe già in gara. Non è che il legislatore europeo escluda ulteriori variazioni, ma queste variazioni devono essere pattuite e devono essere messe in gara in modo che tutti quanti i concorrenti già sappiano qual è il tipo di margine di oscillazione che può avere il contratto. Non può essere pattuito a posteriori con il concessionario, perché questo comporterebbe una rinegoziazione vietata e un'elusione delle conseguenze della gara. Quindi, voglio dire, questa rigidità può essere compensata solo se le amministrazioni sono attente a prevedere una casistica di possibili varianti, ma indicate in modo circostanziato, perché sennò il diritto europeo dice ecco, è un'elusione. Vi ho detto, il codice, la direttiva europea, e in questo il codice dei contratti pubblici è molto pedissequo, ci offre una fase di esecuzione della concessione molto simile a quella degli appalti. Sotto questo profilo proprio non c'è distinzione. Quindi abbiamo un'equiparazione. Tuttavia, occorre tenere presente, come ha ammonito il parere del Consiglio di Stato sul progetto di decreto legislativo, che esulano dall'ambito di interesse della direttiva concessioni e quindi anche del nuovo codice le tematiche a monte relative alla missione che le imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale sono tenute ad assolvere per finalità di interesse generale e quella relativa ai servizi rivolti agli utenti nell'interesse dei cittadini. Insomma, questa tematica non la potete trovare nel codice dei contratti pubblici, ma esiste, e l'ha trovata in altra normativa e incide ovviamente su un istituto complessivamente così.
Il che non preclude certo che dette tematiche siano oggetto di altra disciplina. Infatti, sempre il Consiglio di Stato nel parere, una volta istituito un servizio economico di interesse generale, trovano applicazioni e regole finalmente organiche, dice il Consiglio di Stato, della concessione di servizi pubblici. Probabilmente l'ha detto quando la Madia sui servizi pubblici locali stava per essere sfornata e poi, come voi sapete, è stata bloccata alla fine. Però, insomma, dei principi organici in materia di servizi pubblici si possono desumere. Quindi, allora, la conclusione per questo aspetto che posso pensare di ricavare è la seguente. Abbiamo un istituto delle concessioni fatto abbastanza di immagine e somiglianza degli appalti sia nella fase di affidamento sia nella fase di esecuzione. Anzi, le differenziazioni sono che nella concessione c'è una spiccata aleatorietà che non c'è negli appalti, quindi questo dovrebbe accrescere, direi, la componente privatistica, no? Vi sono delle attenuazioni previste dal nostro legislatore che riguardano appunto la preoccupazione di un equilibrio economico-finanziario, la preoccupazione della persistente attuabilità del servizio o dell'opera e comunque se ci sono altri aspetti di disciplina che pongono al centro dell'attenzione la missione del concessionario, la figura del cittadino utente, la preoccupazione di questo genere non la si devono trovare nel codice degli appalti, ma si devono trovare nella normativa di settore diversa, come quella dei servizi pubblici. Tutto questo, e poi io lascerei anche un po' la parola a voi in modo da poter, se credete, interloquire. Tutto questo ripropone l'ultimo problema che vi avevo posto, quindi vedete, siamo arrivati all'ultimo, tra poco finiamo e potete trarre un sospiro di sollievo. L'ultimo problema che avevo posto, ma allora c'è una differenza di regime tra appalto e concessione? Si può dire che l'appalto è un contratto di diritto privato per antonomasia delle pubbliche amministrazioni e la concessione abbia ancora delle componenti pubblicistiche? Dopo quello che vi ho detto fino a questo momento di una quasi totale equiparazione delle discipline o forte assimilazione con connotati commerciali più spiccati per le concessioni, perché infatti, il negozio aleatorio, se non vero e proprio aleatorio, con grosso rischio, è tipico il rischio dell'operatore commerciale, dell'operatore produttivo, ecco. È meno omogeneo alle istanze pubblicistiche. Ecco, per rispondere comunque all'ultima della domanda che mi pareva ci si dovesse porre, andiamo a vedere il regime in ordine ai poteri della stazione committente sull'appalto e sulla concessione. Incominciamo dall'atto fonte, cioè quali sono i poteri della stazione committente sull'atto fonte appalto e quali sono i poteri sull'atto fonte concessione. Anche qui richiamo due articoli, l'articolo 108 per l'appalto, l'articolo 176 per la concessione. Sono due articoli, tra l'altro, non dico speculari, ma comunque abbastanza coordinati. L'articolo 108 per gli appalti stabilisce il comma 1,
L'articolo 108 è rubricato con il termine risoluzione. È ben chiara l'opzione del nostro legislatore privatistico. Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico, stiamo parlando di appalti, contratto pubblico non concessione, durante il periodo di sua efficacia se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte. 1. Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106. Siamo andati al di fuori di quelle gabbie che vi avevo detto, modifica. B. Con riferimento alle modificazioni di quell'articolo 106 sono state superate le soglie, è un subspecie. L'aggiudicatario si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui è l'articolo 80, cioè mancanza dei requisiti morali. Terzo caso veramente importante, l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e il giudizio di infrazione. Quindi essenzialmente fa tre ipotesi di risoluzione. La prima ipotesi c'è stata una modifica sostanziale. La seconda ipotesi, l'appaltatore era carente del requisito di moralità di cui l'articolo 80. Terza ipotesi è quella di una grave violazione del diritto europeo riconosciuta come tale dalla Corte di Giustizia. Questa terza ipotesi è singolare e ve la devo un pochettino descrivere meglio perché ha una storia. La storia vedremo tra l'altro che questi stessi istituti ci sono anche per la concessione. La storia riguardava appunto un contratto di concessione di lunga durata, 25ennale, fatto dalla Germania in un particolare settore, adesso non ricordo quale, credo i rifiuti, credo. Cosa è successo? Questa concessione è stata affidata senza gara e la Corte di Giustizia, dita dalla Commissione, fuochi e fulmini, è una concessione illegittima, lo Stato tedesco inadempiente deve porre rimedio. Se non che allora nelle direttive dei mezzi di ricorso, tra le varie flessibilità che le direttive prevedevano, c'era quella molto più radicale, che rimane ancora adesso ma è più attenuata, per cui lo Stato membro poteva scegliere la sorte del contratto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione. Cioè poteva scegliere se l'annullamento dell'aggiudicazione comportava anche caducazione del contratto, oppure se sceglieva che il contratto rimaneva in vita, eccetera. Di questo ci sono avvalsi vari stati membri, Inghilterra, che ha detto no, manco per niente, il contratto rimane in vita, la Germania, non l'Italia, perché in Italia non ha fatto nessuna scelta per tanto tempo, è un problema che non ha riguardato. Fatto sta che quando, ritornando alla nostra concessione tedesca, la Corte di Giustizia ha detto hai fatto una grave violazione del diritto europeo, adesso porta rimedio e elimina la concessione, la Germania ha detto no, io non elimino proprio un bel niente, perché in base alla tua direttiva ho scelto il regime della persistenza dell'efficacia del contratto.
E si è creato veramente un grave vulnus, perché poi la Corte di Giustizia è stata investita per la seconda volta e ha condannato drasticamente la Germania, dicendo che questo limite valeva per lo Stato membro su sua iniziativa, ma non su ordine del giudice. Tant'è vero che io ho fatto una nota sentenza del titolo: la direttiva europea vincola tutti, ma non la Commissione e la giustizia. Perché in fondo, se la direttiva europea dà una facoltà di scelta e poi dice che, e poi la Corte di Giustizia dice che fa male a dare seguito a una scelta effettuata ma consentita, significa che allora la direttiva vincola tutti, ma non la Commissione e la Corte di Giustizia. Probabilmente proprio per questo caso è stata fatta la norma ad hoc. Cioè, attenzione, si può risolvere, anzi si deve risolvere il contratto nel caso in cui vi sia stata una grave violazione del diritto europeo, addirittura, casi molto rari, riconosciuto anche da una sentenza della Corte di Giustizia. Viva Dio, se capita tutto questo si risolve. Ecco, questo è il terzo caso. Se andiamo a vedere e passiamo dal contratto d'appalto al contratto di concessione, cioè dall'articolo 108 all'articolo 176, i casi sono sostanzialmente uguali, cioè c'è il caso, è stata fatta una modifica non consentita, carenza di moralità dell'affidatario, e poi il caso la Corte di Giustizia abbia fatto fuochi e fiamme, però non si parla più di risoluzione. Ma l'articolo 176, se lo trovo, dice: fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare in particolare quando indica questi tre casi. Quindi, da un lato abbiamo risoluzione, le stazioni appaltanti possono risolvere, dall'altro lato abbiamo, fermo restando i poteri di tutela, le amministrazioni possono, la concessione può cessare in particolare. Ora, a me pare che l'articolo 108 sugli appalti evochi l'istituto della risoluzione come esercizio di diritto potestativo privatistico. La risoluzione unilaterale è il tipico diritto potestativo privatistico, limitato soltanto a quei tre casi, però. L'articolo 176, richiamando i poteri di autotutela e dicendo la concessione può cessare in particolare quando, sembra richiamare il potere di autotutela amministrativo. Anche perché il comma 3 precisa: nei casi in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario, si applica il comma 4. Allora, richiama proprio un istituto della tutela amministrativa di cui l'articolo 21 nonis, annullamento d'ufficio. Mi pare che vi siano ragionevoli spunti normativi per dire: per l'appalto l'autotutela è privatistica perché è possibile la risoluzione in alcuni casi tassativamente indicati. Per la concessione l'autotutela è pubblicistica perché è richiamata in generale e i casi sono esemplificativamente indicati, e quindi abbiamo un esercizio dell'annullamento d'ufficio vero e proprio in ex articolo 21 nonies della legge 241. Questo è quanto emergerebbe chiaramente dal dettato normativo. Però voi sapete che il codice ha avuto il primo correttivo, il secondo correttivo, tante cose, per cui qualcosa è stato imbastardito. Perché? Perché nell'articolo 176 sulle concessioni
C'era un secondo comma, assolutamente in linea, che dice: nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 nonies della legge 241. Cioè, abbiamo articolo 1 che prevede, comma 1 prevede l'autotutela, in particolare nei casi. Comma secondo che dice, attenzione, in questo caso non si applica il limite temporale di 18 mesi di cui l'articolo 21 nonies. Terzo comma che dice, se l'annullamento d'ufficio è per cause non dipendenti dal concessionario, quindi abbiamo un disegno unitario. Il Consiglio di Stato cosa pensa? Cioè, però questo limite c'è della non applicazione di 18 mesi, c'è nell'articolo 176 sulle concessioni e non c'è nell'articolo 108 sugli appalti. Allora è stato inserito anche nell'articolo 108 un comma 1 bis, come tutti i bis, i tris, cioè sono una disgrazia perché sono delle pezze messe in un momento successivo, in cui pedissequamente è stata copiata la norma delle concessioni. Nelle ipotesi di cui al comma 1, stiamo parlando della risoluzione, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21 nonies della legge 241. Oh, porca la miseria! Ma allora che significa? Che quello che viene definito risoluzione non è risoluzione, ma come lascia intendere il Consiglio di Stato, che cerca di accaparrarsi sempre ampie praterie, e una risoluzione pubblicistica, anche quella dell'articolo 108. Dunque, effettivamente crea una certa disfunzione questa inserzione del comma 1 bis, ma non credo che tanto basti per trasformare la risoluzione da tipico strumento privatistico in un istituto parapubblicistico. Non basta perché se andiamo avanti nell'articolo 108 vediamo che vi sono altri casi di risoluzione attinenti alla fase di esecuzione dell'appalto, sono classici casi di esecuzione e vengono sempre dallo stesso articolo trattati unitariamente, quindi non si può dire quelli del primo comma sono risoluzione pubblicistica e quelli del quarto, quinto, sesto comma sono risoluzione privata, perché sono trattati allo stesso modo. Quindi non mi pare che questo inserto, tra l'altro fatto in modo così proprio classico pietra buttata dalla finestra, sia tale da modificare la qualificazione privatistica della risoluzione dell'articolo 108. Al più starà a significare che anche questa risoluzione non ha il limite di 18 mesi, punto. Ma non significa attraverso il richiamo del limite temporale il richiamo dell'intera struttura dell'istituto. Ecco, almeno questa è una mia interpretazione, che sarà, vale per quel che vale. Mi si potrebbe dire, ma tu trascuri una cosa elementare, e cioè che il potere d'annullamento d'ufficio è generale, e allora se è generale è sempre possibile, se è sempre possibile articolo 108 comma 1 bis. L'articolo annullamento d'ufficio è generale, ma riguarda l'aggiudicazione, non riguarda il contratto, o non riguarda gli effetti sul contratto. Ora, noi abbiamo una normativa europea, non quella sostanziale, ma quella processuale, che ci ha detto chiaramente, e questo è un dato ormai acquisito, che l'annullamento dell'aggiudicazione non comporta ripercussioni automatiche sul contratto. Tant'è vero che deve essere un organo giurisdizionale o comunque un organo terzo che di volta in volta deve vedere, soprattutto nei casi meno gravi, se il contratto cede o non cede. Quindi non è una conseguenza automatica dell'annullamento d'ufficio. Io sono tra quelli che sostengono che le pubbliche amministrazioni non possono, attraverso la tutela pubblicistica e l'annullamento d'ufficio, caducare un contratto.
anche se si tratta di derivati, tanto per essere chiari, perché poi il problema è... Non può farlo, deve avere l'intermediazione del giudice. Quindi può annullare la giudicazione, deve andare dal giudice amministrativo per dire, in base all'articolo 121, 122 e 124, dichiarami inefficace il contratto. Oppure può farlo solo se un'espressa norma di legge glielo consente. Cioè, non la norma generale sull'annullamento dei provvedimenti amministrativi, ma una norma che si faccia carico di dire che questo annullamento caduca, produce effetti caducanti anche sul contratto. Ci potrebbero essere dei profili di incompatibilità europea, ma almeno questo per il principio di legalità è dovuto. E allora, proprio per questo, mentre nel caso delle concessioni questa norma c'è, perché l'avete appena vista, nel caso degli appalti non c'è. Questa è almeno la mia personale opinione, che riguarda comunque soltanto i poteri della stazione committente sui vizi dell'atto fonte. Contratto d'appalto, aggiudicazione, contratto d'appalto, aggiudicazione e concessione. Se però dalla fase dell'atto fonte passiamo alla fase dell'esecuzione, e anche qui vengono in gioco due articoli. Da un lato, per l'appalto, il recesso, articolo 109. Dall'altro, per la concessione, la revoca, articolo 176,4. Se vediamo il primo istituto, il recesso, articolo 109, beh, il classico diritto potestativo è il classico, la classica possibilità di sciogliersi dal contratto di appalto ad nutum, che è sempre esistita nel nostro ordinamento sin dall'allegato F della legge del 1865, l'articolo 345, espressione di diritto potestativo privatistico dell'amministrazione che non necessita di un procedimento pubblicistico per poterlo attivare. Attenzione, non è che è soltanto una questione nominalistica, è diritto potestativo da un lato e autotutela pubblicistica dall'altro. Se è diritto potestativo, intanto si può esercitare nei casi espressamente previsti dalla legge. Non ha bisogno di un procedimento per poter, né di una particolare motivazione. Se invece è pubblicistico, allora devi fare il procedimento di autotutela, a cominciare dall'avvio del procedimento, e generale, eccetera, eccetera. Ora, rispetto al recesso, il recesso è il diritto, è il tipico diritto potestativo della possibilità di sciogliersi del nutum del contratto. Ed è molto importante questo discorso, però, francamente, sul quale avrei molti meno dubbi che non sulla fase, sui poteri, sull'atto fonte. Avrei molto meno dubbi perché c'è una giurisprudenza secolare che qualifica il recesso della pubblica amministrazione nell'appalto come diritto potestativo. Ma è molto importante perché voi sapete che, a proposito sempre dei derivati di altri contratti disgraziati che le pubbliche amministrazioni più furbe hanno voluto stipulare, si è posto il problema: ma c'è il potere di revoca per gli appalti? E il Consiglio di Stato ebbe a dire: attenzione, la revoca è un istituto generale, ecco, non si è posto il problema di ripercussione sul contratto, però ha detto: nel caso degli appalti di lavori non c'è il potere di revoca perché c'è il recesso. Il legislatore, una volta che ha stabilito il recesso ad nutum, automaticamente è escluso. Quindi solo per gli appalti di lavori la presenza del recesso esclude la revoca. Quindi non è, che significa, non è escluso negli appalti di servizi, non è escluso negli appalti di fornitura. Adesso l'istituto del recesso, articolo 109, riguarda sia appalti di lavori che appalti di servizi, che appalti di forniture, tutto. Quindi
riconoscere che esiste un recesso, che è previsto un recesso e che questo è un istituto privatistico, significa che per tutti gli appalti la revoca non è consentita, seguendo lo stesso iter logico del Consiglio di Stato che aveva detto ma si può mettere la revoca salvo là dove c'è il recesso, perché il recesso ormai riguarda tutti gli appalti. Se passiamo viceversa all'istituto della concessione, viene in rilievo l'articolo 176,4. Ho quasi finito, scusatemi, ma non vi tedierò ancora tanto. 176,4 dice: qualora la concessione. Comma. Non è c'è. No. Scusate, non trovo più il recesso, mi è scappato la risoluzione della revoca. Ecco, chiedo scusa. Qualora la concessione si era il comma quarto, ma era un po' nascosto. La concessione si è risolta per inadempimento delle amministrazioni aggiudicatrici, quindi anche nella concessione vi può essere una risoluzione per inadempimento. Ovvero quest'ultima amministrazione revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al concessionario pim pim pim. Allora, nell'ambito dell'istituto concessorio è previsto non il recesso, ma la revoca. La revoca è per motivi di pubblico interesse. Quindi siamo proprio nell'articolo 21 quinquies nella sua globalità. Quindi si tratta di autotutela amministrativa, deve essere motivato nel pubblico interesse, vi deve essere un procedimento ad hoc perché si possa arrivare alla revoca. E la revoca è generale, cioè non è, la possibilità di revoca non riguarda questo o quel caso, ma è sempre possibile per la pubblica amministrazione con le conseguenze che se ne sono derivate. In altri termini, mi pare che queste concessioni costruite a immagine e somiglianza degli appalti per quel che concerne la disciplina, quanto a regime, viceversa, se ne differenziano. Cioè il nostro legislatore è rimasto fedele al regime pubblicistico perché ha riconosciuto poteri di autotutela amministrativa sia nella fase di affidamento, sia nella fase di esecuzione, che è ancora più importante perché la fase di esecuzione che fanno sì che la concessione mantenga una sua connotazione pubblicistica. Mantenere poteri amministrativi nella fase di esecuzione significa che il contratto non è di diritto privato. L'appalto è un contratto di diritto privato perché, salvo la fase di affidamento fino alla aggiudicazione, ma poi da quel momento in avanti è tutto privato. Guai, l'amministrazione può avvalersi dei poteri privatistici previsti dal codice, previsti dal contratto, ma non è che può scegliere ulteriori poteri generali. Se in fase di esecuzione c'è un potere di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, siamo nell'ambito del 21 quinquies e quindi di un'autotutela amministrativa vera e propria, che quindi abbiamo annullamento d'ufficio per la fase di affidamento, la revoca per la fase di esecuzione, la concessione continua ad avere, a mio modo di vedere, non è che ci sia giurisprudenza sul punto e quindi conferme sul campo, continua ad avere una connotazione pubblicistica tale da consentire l'inquadramento delle concessioni nell'ambito degli istituti e degli accordi di cui è l'articolo 11 del 241, a mio modo di vedere. La cosa singolare, perché
Poi ci sono dei ritorni, perché gira la storia. Eravamo partiti dicendo: la concessione di pubblico servizio ha mantenuto il carattere pubblicistico, non la concessione di lavori, perché la Cassazione ha detto no, quello lì è equiparato all'appalto. Adesso, che pure come disciplina sono molto simili, questi istituti di regime di annullamento e di revoca delle concessioni fanno sì che le stesse sono equiparate agli accordi amministrativi e non ai contratti di diritto privato, e che questa conclusione valga non solo per le concessioni di servizi ma anche per le concessioni di lavori, perché sono trattati unitariamente. Quindi abbiamo singolarmente, paradossalmente, un ritorno al passato per questo aspetto. Almeno queste sono le ricostruzioni che, a mio modo di vedere, possono scaturire del codice dei contratti pubblici, e vi ringrazio molto per aver avuto una pazienza veramente incredibile di avermi ascoltato.